solo per la maglia biancorossa. Circa 2000 tifosi dell'Ancona, ma anche ragazzi delle scuole calcio e famiglie, hanno sfilato con striscioni, bandiere e fumogeni colorati lungo Corso Garibaldi fino a Palazzo del Popolo per testimoniare la fede calcistica e protestare contro l'ennesimo rischio di crack per la società, che sarebbe il quarto in circa 20 anni. Ma martedì scorso, quando scadevano i termini per le richieste di iscrizione al campionato, sono saltati i pagamenti e è emerso che il club di proprietà del malese Tony Tiong non aveva saldato circa 430.000 euro per pagare gli stipendi ai tesserati nei mesi di marzo e aprile scorsi. Di conseguenza, la richiesta di iscrizione in Lega Pro verrà quasi certamente respinta dalla Covisoc il 10 giugno. Una doccia gelata a colpi di bonifici blef, che ha surriscaldato la tifoseria biancorossa, principalmente quella della Curva Nord, la quale ha lanciato l'iniziativa di una manifestazione in centro per ribadire che i tifosi non mollano e che la città non retrocederà ancora dopo che la squadra aveva guadagnato la salvezza sul campo. Invece il rischio è proprio quello di retrocedere, magari in Serie D o Eccellenza, o fallire nel caso in cui altri imprenditori non dovessero subentrare e farsi carico dei debiti. Davanti al corteo un grande striscione con la scritta "Solo per noi", seguito da bandiere sventolate, fumogeni e sciarpe, che ha raggiunto dal corso principale di Ancona il Palazzo del Popolo, dove ad attendere i tifosi c'erano il sindaco Daniele Silvetti e altri amministratori, che oggi hanno incontrato una delegazione di supporter e che avevano convocato la società per chiedere chiarezza sui debiti e sulla volontà dell'attuale proprietà riguardo al futuro del club. Se le cose precipitassero, il comune entrerà in gioco per cercare una nuova compagine sociale e tentare di far ripartire la squadra almeno dalla Serie D.